Ciao, benvenuti su LifeGate. Durante la pratica di oggi cercheremo di lavorare sul radicamento con la terra e su posizioni di equilibrio. Questo ci permetterà di acquisire maggiore stabilità e quindi fiducia in noi stessi, ma allo stesso tempo di sentirci leggeri e in armonia. Cominciamo portandoci sul tappetino. Cominceremo in piedi, per cui andiamo ad allungare bene il busto verso il soffitto e radichiamo bene a terra i nostri piedi. Prova anche ad espandere le dita, le sollevi per un istante dal tappetino e poi le appoggi. Quando ti senti stabile, rilassa le spalle verso terra, porta leggermente all'interno il bacino per avere la colonna vertebrale ben allungata e chiudi gli occhi abbassando leggermente il mento. Mantieni le braccia morbide, rilassate. E cominciamo ad osservarci. Proviamo a portare attenzione nelle piante dei nostri piedi. E osserviamo dal contatto con il suolo sotto di noi una sensazione di stabilità, di sicurezza. Proviamo a portare qui la nostra attenzione e il nostro respiro. Sentiamo il radicamento, sentiamo la terra sotto di noi, stabile. E piano piano, da questa sensazione di stabilità, di radicamento, andiamo a portare la nostra attenzione più in alto e la spostiamo verso le gambe e dalle nostre radici. Portiamo la stessa stabilità nelle nostre gambe e ci sentiamo forti, in pieno controllo. E dalle nostre gambe forti continuiamo il nostro viaggio attraverso il corpo e portiamo la stessa sensazione di fiducia e di radicamento nella zona del bacino. E poi ancora più in su. Continuiamo verso il nostro busto, la schiena ben eretta, il petto che si espande e ancora le braccia e questa sensazione di stabilità, di fiducia continua a risalire lungo il corpo, raggiunge il nostro collo, la testa fino alla parte più alta. E così continuiamo a percepire questo fluire dal radicamento verso l'alto, questa piacevole sensazione di infinita stabilità, di fiducia. Acquisiamo fiducia dalla terra, dal radicamento. Proviamo ad attivare la respirazione del vittorioso, andando a fare delle lente, profonde respirazioni. E come un vittorioso ci sentiamo forti, valorosi. Gonfia bene il torace quando inspiri e accompagna fuori l'aria svuotando l'addome quando espiri. E da qui ci prepariamo a riprendere contatto con lo spazio esterno. Piano piano, quando ti senti pronto, apri gli occhi verso terra. E cominciamo ora a portare attivazione nei piedi, staccando e riappoggiando le punte dei piedi al tappetino. E poi cominciamo a spostare il peso del corpo avanti e indietro. Quindi ci solleviamo sulle punte dei piedi e poi ci portiamo sui talloni. E proviamo a percepire come cambia la nostra sensazione di stabilità. Continuiamo a muoverci avanti e indietro, a staccare le punte e riappoggiarle, a staccare i talloni e riappoggiarli. E poi ci fermiamo, ci radichiamo nuovamente a terra.
e da qui andiamo a scivolare con il braccio destro lungo la gamba destra e solleviamo in alto il braccio sinistro. Ci allunghiamo verso il cielo, puoi rimanere qui oppure continuando a scivolare lateralmente puoi andare in un allungamento laterale. Cerca di non portare in avanti il fianco sinistro ma di rimanere con i fianchi in linea tra di loro. Al prossimo inspiro ci risolleviamo, mantieni il braccio sinistro sollevato, piega il collo verso la tua spalla sinistra e con la mano sinistra appoggiati sopra l'orecchio. Andiamo così a percepire un piacevole allungamento nel tratto destro tra la spalla e il collo. Chiudi gli occhi se preferisci o mantieni lo sguardo verso terra. E poi liberiamo il braccio sinistro. E andiamo a ripetere dall'altro lato, quindi allunghiamo il braccio sinistro verso la gamba sinistra, allungo in alto il braccio destro, inspiro e resto qui, oppure espirando mi piego lateralmente. Cerca di non collassare verso terra con il braccio, ma di mantenere il braccio forte. Il fianco destro spinge leggermente all'esterno e allo stesso tempo verso l'alto. I piedi continuano ad essere radicati al suolo. Inspira lentamente, torna al centro ed espirando andiamo a piegare il collo verso il lato destro, mano destra sull'orecchio sinistro. Resto qui. E poi piano piano torno con la testa al centro e lascio andare il braccio destro. Andiamo a posizionarci all'inizio del tappetino. Prima di cominciare con i saluti al sole, andiamo a fare un profondo inspiro verso il cielo. Prova a staccare i talloni dal tappetino, ti allunghi bene, bene, bene in alto. Resta qui, mantieni l'inspirazione, quindi resta in apnea. E poi piega le ginocchia, appoggia i talloni, espiriamo dalla bocca e lasciamo andare le braccia indietro. E ancora, inspiro, salgo su. Provo a staccare i talloni, resta in apnea per un istante. Salgo, salgo, salgo e poi espiro dalla bocca e mi lascio andare verso terra. Un'ultima volta, inspiro. Resto in apnea e mi lascio andare. Da qui ci pieghiamo in avanti, quindi verso le nostre gambe, lasciamo le braccia abbandonate. Ci fermiamo per un istante e poi con il prossimo inspiro srotoliamo lentamente la schiena verso il cielo. Espirando liberiamo le braccia lungo il corpo e cominciamo con il saluto al sole A. Porta i piedi vicini, leggermente separati o uniti come ti senti più stabile e al prossimo inspiro solleva le braccia verso il cielo, unisci le mani. Espirando ci pieghiamo in avanti, testa giù. Inspiro, sollevo la testa, guardo avanti, espirando chaturanga, portiamo i piedi al fondo del tappetino, piega i gomiti e scendi, guarda avanti. Inspira, inarca la schiena, apri il petto, spalle basse, espirando, cane a testa in giù. Ci fermiamo qualche respiro, visto che è il primo cane a testa in giù, se vuoi puoi muoverti sul posto per trovare maggiore apertura nel tuo corpo. Cerca di ruotare le spalle verso l'esterno avvicinando le scapole e senti i gomiti che ruotano leggermente all'interno. Al prossimo inspiro solleva la testa e porta i piedi tra le mani. Guarda avanti ed espirando ti pieghi verso le gambe. Inspirando ci prepariamo a salire, unisci le mani, guarda in alto. Espirando ci fermiamo in piedi, braccia lungo il corpo e ripetiamo. Inspiro, salgo, unisco le mani, espiro, mi piego in avanti, testa giù. Inspiro, guardo avanti, espirando, chaturanga, piedi indietro. Piego i gomiti, scendo. Inspiro, inarco la schiena, petto aperto. Espiro, cane, testa in giù. Qualche respiro qui, le dita delle mani ben aperte, le gambe forti. Le cosce ruotano leggermente all'interno. E poi inspirando solleva lo sguardo e porta i piedi tra le mani.
sguardo avanti, espirando piegati verso le tibie. Inspira, cresci, porta sulle braccia, mani unite. Espira, fermati, braccia lungo il corpo. E ancora inspiro, Urdhvasana, unisco le mani, guardo in alto. Espiro, mi piego in avanti. Inspiro sulla testa. Espiro, Chaturanga. Inspiro, inarco la schiena, apro il petto, spalle giù. Espiro, Kana, testa in giù. Due o tre respiri qui per ritrovare il radicamento. E poi con il prossimo inspiro, solleva la testa e porta i piedi tra le mani. Espirando, piegati verso le gambe. Inspiro, salgo, porto in alto le braccia, unisco le mani. Espiro, braccia lungo il corpo. Ancora una volta ci allunghiamo, inspira, solleva le braccia, unisci i palmi. Espirando, ci pieghiamo in avanti, testa giù. Inspiro sulla testa. Espiro, Chaturanga. Inspiro, cobra o cane testa in su, apro il petto, spalle giù. Espiro, cane testa in giù. Al prossimo inspiro, solleva indietro la gamba destra, ti allunghi verso il cielo e poi espirando piega il ginocchio e apri il fianco. Inspira, porta il ginocchio destro alla punta del naso, solleva in alto i fianchi e porta in avanti il petto e il ginocchio. E poi espirando torna ad allungare indietro la gamba destra. Inspiro ginocchio al petto, guarda tra le mani, porta in avanti i fianchi ed espirando piede destro tra le mani. Tallone sinistro a terra, inspiro, salgo nel guerriero 1. Espiro, cane testa in giù. Inspirando sale la gamba sinistra verso il cielo. Espira, piega il ginocchio e apri il fianco. Inspiro, ginocchio sinistro alla punta del naso, vengo avanti ed espirando allontano la gamba indietro. E ancora, inspiro, ginocchio sinistro alla punta del naso, espiro, piede a terra, appoggio il tallone destro, inspiro, porto in alto le braccia, unisco i palmi. Espiro, cana testa in giù. Al prossimo inspiro ci portiamo in tavola. Espiro, Chaturanga. Inspiro, cane testa in su o cobra. Espiro, cane testa in giù. Da qui al prossimo inspiro sali indietro la gamba destra, mi allungo. Espiro, piego il ginocchio, apro il fianco. Inspiro, ginocchio destro alla punta del naso. Espiro, allontano indietro la gamba. Inspiro direttamente piede destro tra le mani, tallone sinistro a terra, guerriero 1, porto sulle braccia. Ci fermiamo qui, porta bene in avanti il fianco sinistro e scendi con i fianchi verso il ginocchio destro. Con la prossima espirazione apri le braccia e ci portiamo nel guerriero 2. Porta questa volta indietro il fianco sinistro, scendi bene, guarda avanti. E da qui distendi la gamba destra, ti allunghi in avanti, inspira, espira, scendi, Trikonasana. Mano destra sulla tibia oppure polpastrelli a terra, allunga il braccio sinistro al posto che in avanti, se ti è possibile. Andiamo a fare questa variante in cui portiamo il braccio sinistro dritto davanti a noi. Se senti tensione alla spalla invece, appoggia il braccio sinistro lungo il tuo fianco sinistro. Da qui piega leggermente il ginocchio destro se necessario, andiamo a portarci al centro del tappetino, chiudi il piede destro, inspira, sali a metà, ti allunghi bene, espirando Prasarita Padottanasana, portiamo le mani al centro del tappetino, proviamo a portare la testa al centro delle nostre mani. Resta dove ti è possibile e respira in modo profondo, piega i gomiti indietro, allontana le spalle dalle orecchie.
Con il prossimo inspiro sali a metà guardo avanti, espirando camminiamo le braccia verso il lato sinistro, punta in avanti il piede sinistro, porta la mano sulla tibia, se necessario prima pieghi il ginocchio, poi se ti è possibile allunghi la gamba e ci portiamo da questo lato in Trikonasana, con il braccio destro allungato oltre la testa. Respira, se non senti tensione al collo, guarda verso il cielo. Mantieni l'addome leggermente attivo. E poi da qui al prossimo inspiro, piega il ginocchio sinistro e ci portiamo in guerriero 2. Quindi andiamo a ripetere esattamente la stessa cosa con il lato sinistro. Braccia ben aperte, busto perpendicolare al soffitto e coccige che scende verso il tappetino. Da qui andiamo a chiudere leggermente la punta del piede destro, porta in avanti il fianco destro, guerriero 1, unisco le mani e se ti è possibile guarda verso i tuoi palmi. Inspira qui, espirando chaturanga, mani a terra, piede sinistro indietro, piego i gomiti e scendo. Inspiro, inarco la schiena, abbasso le spalle, espiro, cane testa in giù. Dovremmo essere rivolti verso il contrario sul nostro tappetino. Al prossimo inspiro sali indietro la gamba sinistra. Espira, piega il ginocchio, solleva in alto il fianco. Inspiro, ginocchio alla punta del naso. Espiro, gamba indietro. Inspiro, lungo passo in avanti, piede sinistro tra le mani, tallone destro a terra, solleva in alto le braccia, guerriero 1. Mi fermo qui, porto bene in avanti il fianco destro, se ti è possibile guarda verso le mani. E poi espiro, mi apro nel guerriero 2. Resto, apro bene il petto. E poi distendo la gamba a sinistra, inspiro, mi allungo in avanti, espirando Trikonasana. Puoi allungare il braccio destro in avanti, oltre la testa, oppure puoi intensificare portando il braccio destro dietro la schiena, raggiungi il tuo fianco o la coscia, variante intermedia, solleva il braccio sinistro in avanti. Porta lo sguardo dove ti è più comodo. Da qui andiamo a scendere tutti con le mani a terra e ci portiamo al centro del tappetino. Andiamo ad agganciare gli alluci con l'indice e il medio e il pollice, piega le ginocchia se necessario. Inspirando ti allunghi bene e poi espirando, se ti è possibile, piega i gomiti all'esterno e scendi con la corona della testa verso il centro del tappetino. Inspira, sali a metà, lascia andare l'aggancio, espirando camminiamo verso il piede destro, piega un pochino il ginocchio se necessario, ruota la punta del piede destro verso la parte iniziale del tappetino, solleva prima in alto il busto e il braccio sinistro e poi espirando ti allunghi in avanti con il braccio sinistro, oppure variante intermedia, braccio sinistro dietro la schiena e braccio destro sollevato in avanti. Mantieni le gambe forti. Ci fermiamo un paio di respiri. E poi da qui piega il ginocchio destro, portiamo indietro il braccio sinistro e siamo nel guerriero 2. Scendi bene sui fianchi, resta qui, trova radicamente stabilità. E poi da qui guerriero 1. Chiudo leggermente la punta del piede sinistro, sollevo le braccia, se ti è possibile unisci le mani. Lo sguardo avanti oppure rivolto verso i tuoi palmi. Non chiuderti nelle spalle, respira. E poi espirando, chaturanga, piede destro indietro, piega i gomiti, sguardo avanti. Inspiro, inarco la schiena. Espiro, cane testa in giù. Al prossimo inspiro, sali la gamba destra verso il cielo, mi allungo. Espiro, piego il ginocchio, mi fermo qui. Inspiro, vado a fare un lungo passo in avanti direttamente, piede destro tra le mani, tallone sinistro a terra. Espiro e poi porta sulle braccia inspirando, unisci le mani, guerriero 1. Espiro, guerriero 2. Distendo la gamba destra, inspiro, Trikonasana, la tua variante.
e poi espiro, ruoto all'interno. Porta le mani indietro, porta la testa al centro. Inspiro, guardo avanti, espirando andiamo verso la gamba a sinistra e ripetiamo Trikonasana. Porto in alto il braccio destro o in avanti. Inspiro, mi vado a sollevare, guerriero 2. E nuovamente inspiro, guerriero 1. E da qui espiro, chaturanga. Inspiro, mi apro. Espiro, cane testa in giù. Ultima volta dal lato sinistro. Inspiro, la gamba sinistra sale verso il cielo. Espiro, piego il ginocchio. Inspiro, lungo passo in avanti, piede sinistro tra le mani, tallone destro a terra. Al prossimo inspiro mi sollevo, porto sulle braccia, unisco i palmi in guerriero 1. E poi espirando, guerriero 2. Distendo la gamba sinistra, inspiro, mi allungo in avanti, porto in alto il braccio destro o la tua variante. Resta per un istante. E poi da qui ruoto al centro, aggancio gli alluci, se ti è possibile piega i gomiti, Prasarita Padottanasana, vai all'interno. Ti sollevi a metà, al prossimo inspiro andiamo verso Trikonasana, piede destro puntato all'inizio del tappetino, solleva in alto o in avanti il braccio sinistro. E poi piego il ginocchio, inspiro, guerriero 2. Mi fermo, cerco di trovare stabilità, forza. E poi al prossimo inspiro chiudo leggermente il piede sinistro, porto in alto il braccio destro, mi fermo nel guerriero 1, respiro. E poi espiro, allargo le braccia, mani a terra, chaturanga. Inspiro per cane testa in suo cobra. Espirando ci fermiamo un istante sulle ginocchia, porto indietro i glutei e mi fermo in balasana. Prendo un istante per ritornare al mio respiro del vittorioso, Ujjayi Pranayama. In questo momento vogliamo sentirci leggeri nel respiro. Lasciamo che la stabilità della sequenza continui a portare fiducia nel corpo. E lasciamo invece che il nostro respiro lento e profondo ci permetta di sentirci leggeri. Riappoggiamo bene le mani a terra, ci solleviamo, puntiamo i piedi e stacchiamo le ginocchia. Andiamo a sollevare la gamba destra indietro, ci allunghiamo verso il cielo, inspira, ti fermi qui e poi espirando piega il ginocchio destro e solleva il fianco. Inspiro, lungo passo in avanti, piede destro tra le mani, mantieni il tallone sinistro sollevato da terra, espira. Al prossimo inspiro solleva le braccia in avanti seguendo una linea diagonale, prova a coprire con la linea delle tue braccia le orecchie. Ti senti forte, stabile, ben radicato al suolo. Il piede destro preme al tappetino. Espira, porta le braccia indietro o apri le braccia all'esterno come se fossi un aeroplano. Da qui proviamo a portarci in Virabhadrasana 3, il guerriero 3. Quindi mi porto in avanti sulla punta del piede sinistro. Quando ti senti stabile ti dà una spinta, ti sollevi e rimani qui, guerriero 3, guarda sotto di te, cerca di allungare indietro la gamba sinistra e porta il piede a martello. Al prossimo inspiro, piega un pochino il ginocchio destro e porta in avanti il ginocchio sinistro verso il tuo petto. Apri le braccia all'esterno, ti fermi qui oppure se vuoi intensificare, distendi la gamba sinistra davanti a te. Ci fermiamo tre respiri, 1, 2, 3 e da qui proviamo a riportarci nel guerriero 3. Quindi piega il ginocchio sinistro, allontana indietro la gamba sinistra, guarda sotto di te, se vuoi porta le braccia lungo il corpo, inspira qui,
Espirando, piega il ginocchio destro e lentamente tocca con la punta del piede a terra. Espira, guerriero 2, braccio destro avanti, braccio sinistro indietro, tallone al tappetino. Al prossimo inspiro, Uttita Parsvakonasana. Ci allunghiamo in avanti, scendi con la mano destra a terra o l'avambraccio sulla gamba. Variante semplice, ti fermi qui con il braccio sinistro allungato oltre la testa. Oppure variante intermedia. Da guerriero 2 ti dà una spinta in avanti, appoggi la mano destra a terra, se riesci solamente i polpastrelli, e ti porti nella mezzaluna, quindi Ardha Chandrasana. Solamente se fai yoga già da un po' di tempo. Resta in questa variante o nella precedente. Ancora un paio di respiri. E poi da qui piano piano appoggiamo il piede sinistro indietro, ci solleviamo tutti nel guerriero 2, espirando vinyasa, mani a terra, chaturanga. Inspiro in arco la schiena, espiro cane testa in giù. E andiamo a ripetere dal lato sinistro. Vogliamo trovare tramite queste posizioni di equilibrio una maggiore sensazione di leggerezza. Andiamo a sollevare in alto la gamba sinistra, inspiriamo, espiro, piego il ginocchio, inspirando porto il piede sinistro tra le mani, espiro, stacca di pochi millimetri la gabbia toracica dalla tua coscia sinistra, mantieni il tallone destro sollevato e allunga in avanti le braccia, mi fermo qui, respiro. E poi quando ti senti pronto, portando le braccia indietro o all'esterno, andiamo verso il guerriero 3. Quindi ti stacchi con il piede destro da terra, porta leggermente in avanti il busto, cerca di creare un'unica linea dritta dalla tua testa al tallone destro. Se vuoi apri le braccia all'esterno per maggiore stabilità. E poi al prossimo inspiro, sollevo il busto, porto in avanti il ginocchio sinistro, apro le braccia all'esterno e espiro. Puoi fermarti con il ginocchio piegato oppure per intensificare distendi la gamba. Tre respiri, uno, due, tre, piega il ginocchio, inspira e poi espirando torniamo in guerriero 3. Allontana la gamba destra indietro, inspira nel guerriero 3. Espira, piede destro a terra, ci apriamo in guerriero 2. Al prossimo inspiro, Uttita Parsvakonasana, mi allungo in avanti, scendo, avambraccio sulla gamba e braccio destro oltre la testa. Variante intermedia, porto la mano sinistra avanti, Ardha Chandrasana, stacco il piede destro, sollevo in alto la gamba. Nella posizione in cui decidi di rimanere, cerca di allungare il respiro. Il respiro resta leggero e profondo. Ci riportiamo tutti nel guerriero 2, quindi portiamo il busto perpendicolare al soffitto, braccia aperte, inspira qui, espira, chaturanga. Inspira, inarca la schiena, espira, cane testa in giù. Guarda avanti, inspiro, porto i piedi tra le mani. Allungo la schiena, espirando mi piego in avanti. Piega entrambe le ginocchia, inspira, solleva le braccia, ci fermiamo in Utkatasana, la sedia. 5 respiri qui, mantieni la schiena neutra, 1, 2, l'addome è forte, 3, 4, 5, ed espirando lentamente andiamo a scendere, aiutati con le mani se necessario, ci portiamo seduti al tappetino. Andiamo a portare le mani dietro di noi. Per una variante semplice ti consiglio di mantenere le ginocchia piegate e di separare leggermente i piedi. Per una variante più intensa puoi distendere le gambe. Al prossimo inspiro andiamo a sollevare i glutei da terra e portiamo in alto i fianchi. Inspiro, mi allungo verso il cielo,
Puoi portare il mento verso lo sterno se soffri di tensione alla zona della cervicale, oppure abbandona indietro la testa. Ancora tre respiri, uno, due, tre. Inspiro, piano piano comincio a scendere, porto lentamente avanti la testa se l'ho abbandonata indietro. Espiro. Andiamo a portare le gambe incrociate e andiamo ad agganciare i gomiti dietro la schiena. Inspiro, mi allungo verso il cielo. Espirando, se vuoi intensificare, ti pieghi in avanti con il busto. Se la posizione è già intensa, invece rimani sollevato. Cerca di cominciare a rallentare. Magari riesci ad acquisire nuovamente maggiore profondità nella respirazione Ujjayi e leggerezza. Ci risolleviamo al centro. Espira, lascia andare l'aggancio. Allunghiamo le gambe davanti a noi, Paschimottanasana, la pinza. Andiamo a sollevare i glutei e aderiamo bene al tappetino. Portiamo in alto le braccia. Al prossimo inspiro ci allunghiamo in avanti. Espiro, aggancio dove sono arrivato, testa giù. Cerca di ammorbidire le spalle, di sentire una leggera spinta in avanti dai fianchi. Lascia andare ogni altra cosa. Ritrova una profonda connessione con te stesso. Piano piano risollevati al centro. Andiamo a portare il piede destro all'esterno della gamba sinistra per Ardha Matsyendrasana. Puoi mantenere la gamba sinistra distesa oppure piega il ginocchio vicino il tallone sinistro al gluteo destro. Come ti senti meglio radicato a terra con i glutei? Porta in alto il braccio sinistro, inspira, ti allunghi verso il cielo, espirando piega il braccio sinistro all'esterno della gamba destra. Mantieni il braccio destro vicino al tuo corpo e guarda indietro. Allunga bene la schiena, anche il collo. Mantieni le spalle aperte. Inspira, torna al centro. Espira. Portiamo il piede destro in mezzo loto, oppure, per una variante più semplice, il piede destro all'interno della gamba sinistra. Da qui, inspirando, ci allunghiamo in avanti, aggancia dove ti è possibile. Espirando, ci pieghiamo verso la gamba sinistra. Torna al centro, andiamo a cambiare lato. Allunga la gamba destra e porta il piede sinistro all'esterno della gamba destra. Se vuoi piega il ginocchio destro, aderisci bene a terra con i glutei, porta in alto il braccio destro, inspira, espira, piega il braccio destro all'esterno della gamba sinistra. Ruota lo sguardo indietro, percepisci un bel allungamento nella colonna vertebrale. Inspira, torna al centro, porta il piede sinistro o all'interno della tua gamba destra o sopra in mezzo loto. Inspira, allungati in avanti, aggancia dove sei arrivato, espirando testa giù. E poi espira, torna al centro. Andiamo ad appoggiare i piedi a terra e srotoliamo la schiena al tappetino. Andiamo ad abbracciare le gambe per un istante, massaggiamo la schiena dondolandoci da un lato all'altro. Poi ci fermiamo al centro
Andiamo a distendere le gambe verso il soffitto. Resta qui, se preferisci appoggia le gambe ad una parete. Se vuoi intensificare ti porti nella candela, Salamba Sarvangasana. In questo caso con l'aiuto delle mani ti dà una spinta e ti sollevi verso il cielo con i fianchi. Se sei nella candela, abbassa indietro le gambe. Piegando un pochino le ginocchia, cominciamo a ritornare con la schiena a terra. E da qui andiamo tutti a portarci in Shavasana, quindi andiamo ad allungare le gambe, ci sdraiamo. E quando sei comodo sul tappetino, prova a rimanere fermo. Prova a ritrovare quel senso di radicamento, quel senso di stabilità, percependo il tuo corpo appoggiato al suolo. Il contatto con la terra ci aiuta a ritrovare consapevolezza nel momento in cui ci troviamo. E quando siamo consapevoli del momento in cui ci troviamo, del qui ed ora, ecco che riusciamo ad abbandonare davvero le preoccupazioni legate a ciò che è passato o ciò che è futuro. E quindi con fiducia ci abbandoniamo al momento presente. Ci prendiamo cura di noi stessi, lasciando andare ogni altra cosa. Mantieni il corpo rilassato dalla corona della testa fino alle piante dei piedi. E con il corpo rilassato e stabile allo stesso tempo, prova a riacquisire leggerezza nel tuo animo. Il cuore leggero. E questa sensazione di leggerezza si espande dentro di te. Con questa infinita leggerezza nell'animo, con questa sensazione di libertà, cominciamo a risvegliarci. Muovi le estremità del corpo dolcemente. Se vuoi, stiracchiati portando le braccia indietro. E poi avvicina le gambe al petto. Spostati su un lato. Resta in posizione fetale per un istante e prova ad inviare un messaggio di gratitudine al tuo corpo. Quando vuoi ti sollevi e ci troviamo seduti. Porta le mani unite vicino al cuore in Anjali Mudra.
Prenditi un ultimo istante per osservare questa sensazione di radicamento, di stabilità interiore e di leggerezza. Poi apri gli occhi verso terra. Namaste. Grazie per aver praticato con me oggi. Puoi ritrovare questa e tutte le altre lezioni di yoga sui canali social di LifeGate. Ci vediamo alla prossima. Namaste.